C'è grande fermento, ma soprattutto tanta soddisfazione per i primi nuclei familiari delle vele di Scampia che questa mattina si sono presentati negli uffici comunali di Piazza Cavour per scegliere la loro nuova casa. L'appuntamento è per le 8:30, ma in tanti hanno scelto di anticiparsi perché dopo oltre 30 anni potranno finalmente lasciare quei fatiscenti blocchi di cemento per un appartamento più dignitoso. Quanta vede sono qua? Non da sé. Un centimetro e chiù sta? Nessun centimetro e chiù. Dovete scegliere un appartamento da 95-98 metri quadrati. Che cos'è? Buona, 1000, la prossima avrà. Interno 3 o interno 4? Interno 3. Interno 3. La prossima avrà. Interno 4, il piano fatto. Il secondo piano. Sì, il secondo piano. Il quarto al secondo piano. Dopo 30 anni di attesa, tutti i nuclei familiari della graduatoria degli aventi diritto potranno, in base al proprio numero di componenti, essere abbinati agli alloggi nuovi. Quindi nell'ordine sono chiamati e potranno optare per la precisa porzione dell'appartamento. È toccata oggi a 94 famiglie su 188 aventi diritto la scelta degli alloggi di nuova costruzione in via Antonio Labriola e via Piero Gobetti. In base alla graduatoria e al numero dei componenti, gli assegnatari hanno espresso la loro preferenza e entro la fine del mese potranno trasferirsi nelle nuove case. Il trasferimento si effettuerà entro maggio perché le 64 case sono già pronte, le 74 sono già pronte, le altre 50 sono in corso le installazioni delle caldaie e la risoluzione di una criticità, ovvero dipendenze ai balconi. Sono case le cui barriere per disabili sono state rimosse, ci sono tutte le prescrizioni, ci sono gli accatastamenti, sono tutti pronti per la stipula dei contratti e per le utenze. La notizia è che nessuno rimarrà indietro, noi normiamo la condizione anche di tutte le altre famiglie che resteranno nelle vele.